si ritengono incaricate di una missione e svolgono quella missione. Se non si trova uno strumento legislativo o giuridico per fermare quella missione, continueranno a fare ciò che hanno fatto fino adesso, e cioè Direttore, continueranno ad arrivare in Italia. Prego. no, prego, volevo chiederti una cosa in più, perché a differenza della Sea-Watch, questa, come abbiamo ricordato, è una nave che batte bandiera italiana, quindi anche da un punto di vista, ora l'affare si complica un po' di più, perché anche da un punto di vista, come dire, giuridico, è come se queste persone fossero già in Italia. Allora ti volevo chiedere un supplemento di indagine su questo. Complica secondo te lo scenario è anche Scusa, quello che Salvini. Davide, Sì. Prego. hai detto una cosa interessante. È come se, siccome batte bandiera italiana, è come se fossero già in Italia. Esatto. Ma allora, scusate, mi volete spiegare perché una nave che batte bandiera olandese continua a venire in Italia? Se è come se fosse già in Italia quando batte bandiera italiana, perché quando batte bandiera olandese non va in Olanda? Voi capite l'assurdo della situazione? È Non c'è. abbastanza evidente, anche giuridicamente è evidente, no? Se la nave è tedesca e batte bandiera olandese, beh, dovrà andare in Olanda. Invece no, viene in Italia. Se la nave batte bandiera italiana, dove va? In Italia. Se la nave batte bandiera tedesca, dove va? In Italia. C'è qualche cosa che evidentemente non No, funziona. diciamo che nel dibattito che si è sviluppato anche in questi giorni era molto chiaro che c'è il No, porto più vicino e il il porto più porto più sicuro. sicuro. Ora però, da un punto di No, vista. questo è un grande equivoco sul cui tutti giocano, il porto più sicuro, allora, il salvataggio di un naufrago, non c'entra niente il profugo. La legge del mare stabilisce che si salva qualcuno che sta in mare, perché sta annegando, e lo si porta nel porto più vicino, sicuro. Il porto più vicino, più sicuro è quello che sta più vicino, non quello che sta più lontano, a casa mia. E siccome però si deve ritenere che il porto più vicino sia sempre necessariamente Lampedusa, anche se c'è vicino Malta, anche se c'è vicino la moltitudine dei porti della Tunisia, si stabilisce che deve essere italiano. Cioè il grande equivoco sta tutto qui. Sì, Gli